Ciao carissimi amici, briciole di storia 1x2. Ma quante colonne giochiamo? Non lo so, allora parliamo di tutto calcio, giusto? Concorso numero 26, concorso numero 29. Ma sono dello stesso anno o di due momenti completamente diversi? Tu mi chiedi troppo anche perché li hai portati qui. A parte che scuola Radio Elettra. Questo ragazzi, è un classico, che più classico non si può, mi commuovo. Costruire la televisione, e qui un altro corso, sempre corso Radio Elettra, che promuoveva dei corsi online, o meglio via posta. Ti arrivavano le brochure da studiare con degli esami. C'è un altro 26, e ne ha giocate due. Non ne ha giocate perché tu ci lavoravi. Io ci lavoravo, ma io ci lavoravo sulle altre due parti qui. Allora, facciamo un passo indietro. Esisteva ed esiste il campionato di calcio italiano. Quello lì non si tocca. Le squadre si scontrano tra loro. Il pronostico su vittoria, pareggio o vittoria della squadra in esterna, cioè la seconda, quindi Inter-Milan, Inter 1, squadra interna, X pareggio, 2, squadra esterna. La definizione di chi vince di ogni squadra determina la schedina. E possiamo vedere che fino a un certo punto sono squadre di Serie A, 18 se non sbaglio. Dipende perché poi sono aumentate a un certo punto, comunque sì. Poi ne abbiamo alcune di Serie B e ho solo due di Serie C. Sì. Poi potevano variare queste cose. Quindi lo scopo era indovinare il 13 perfetto. Quindi 1, X, 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 2, c'era chi giocava tutte X, ti ricordi? Perché statisticamente aveva le stesse probabilità di uscire degli altre sì. colonne. E quindi c'era chi se la giocava sempre, non è mai uscita. Okay. Penso. Ma vi era la possibilità, come in questo caso, no, questo caso era una colonna. Giusto? Queste sono due colonne. Due il minimo, colonne. Il minimo, non puoi giocare una colonna, il minimo due quindi colonne. Quindi io provo e metto le fisse, che sono per dire in questo caso Alessandria Inter X. Sono convinto che pareggeranno. E quindi continuo a essere convinto, se no avresti potuto variare. Intanto leggiamo le partite. Alessandria Inter, Fiorentina, le seguiamo anche qui Genoa, perché siamo... Juventus Torino al derby. Lazio, Atalanta, Milan Udinese, Padova, Napoli, il Padova in Serie A. Padova era in Serie A. Ma in che anno siamo? Ah, siamo nel 58. Il vecchio Padova, quello di Rocco, il Padova, Padova. Sampdoria, Bologna, Spal, Lane Rossi, Vicenza, Verona, Roma, Brescia, Bari, siamo in Serie B, Venezia, Sim, Monza, Siracusa, Provercelli, 9 scudetti, eh. Vigevano, Propatria, poi Carrarese, Novese, Casertana, Cosenza. Quindi si giocavano queste colonne e si poteva andare avanti a fare altre colonne oppure si inserivano le doppie. Quello gioca il sistema, è tutta un'altra cosa. Esatto, quindi io raddoppio il costo e aggiungo che Sampdoria Inter 1x, ho due possibilità, e raddoppio. Se inserisco un'altra doppia, raddoppio il prezzo della doppia di prima. Io mi ricordo che se vuoi giocare il sistema, il minimo erano tre doppie, che vuol dire otto colonne, perché... Con tutte le combinazioni possibili sono otto colonne rappresentate da tutte fisse e tre invece che sono variabili, ma che fai variare. Ma quelli qui parli di sistemi, se no le doppie si potevano inserire semplicemente pagando una doppia anche. I sistemi erano sì. una cosa un po' complessa e diversa. Sì. E c'era anche la possibilità della tripla. Sì, allora lì. E lì vuol dire che quel risultato te lo portavi a casa, ma già superando due triple e il costo cominciava a salire. Tanto. E tanto, cosa succedeva? Che alla fine della giornata, a parte che qui c'è anche un bollo, perché appunto come dicevi tu, c'erano altre due sezioni. Una parte rimaneva alla ricevitoria, una parte andava al gioco del totocalcio. Aspetta, una, questa qui va al giocatore per quella che ce l'abbiamo. Poi ce n'è... Marchiata, in modo che rimanga certificato quello che è. È sua. Ce n'è... Questo è tagliando figlia. Poi ce n'è un'altra che non mi ricordo come si chiama, che va a quelli che cercano gli errori, gli scrutatori. Mm-hmm. E poi ce n'è una che va direttamente in cassaforte. Esatto. Quindi se tu modificavi questa, dicevi ho vinto, poi andavano a cercare ciao. La corrispettiva. Ciao. Esattamente. Cosa succedeva? Che il 13 poteva variare molto, cioè la mole di soldi era data da quanti avevano giocato. Sì. Il 50% del giocato... andava a montare il monte premio. Una parte enorme andava a finanziare il mondo del calcio e dello sport. Quello che rimaneva andava per i premi. Ti dicevano già il tassato, quindi non ti dicevano, cioè era al netto. Sì. Però cosa succedeva? Quindi se giocavano in pochi il monte premio era più basso, se giocavano in tanti, quindi durante l'estate magari era un po' più basso, c'erano dei periodi ancora più bassi. Potevano farlo in più persone.
se i risultati sono scontati, vincono quasi tutti. Se c'è Inter Ternana e vince l'Inter, non è una gran sorpresa, ma se vince la Ternana fuori casa, allora la cosa è molto più complicata. Quindi più il giocare tante doppie, se arrivava a spendere fino a milioni di lire, migliaia di euro, e poi deve essere sicuro di riprendere quei soldi. Perché alcune fisse devi mettere, sennò viene a costare veramente troppo. Se le fisse ti tradiscono, basta. Cioè la Ternana fuori casa batte la Juventus, adesso con rispetto per la Ternana, e la tua schedina la puoi praticamente buttare. Esatto, e si vinceva col 13 e col 12. Il 12 ovviamente era una specie di rimborso spese, cioè poche... Dipende, perché se era una di quelle molto difficili poteva essere una cosa... Sì, ci sono stati dei 12 interessanti, quindi le persone andavano e si mettevano lì a tavolino, anche giocandola insieme per poter fare magari più colonie, dicendo no, secondo me è la Ternana perché si è fatto male quello dell'Inter, allora secondo me può farcela... E ti assumevi la responsabilità di definire una fissa a volte o di scegliere una doppia. Quindi spero sia abbastanza chiaro quello che sono stati questi anni. Una parola per quelli che insieme come me, da studenti, una marea di studenti che facevano, scrutinavano questa cosa, ma c'era il computer, poi il computer ci ha fatti licenziare tutti, ma a mano trovavamo in ogni colonna più rapidamente possibile tre errori. Con tre errori la colonna vuol dire che hai fatto 10, non vale quasi niente, va buttata. E tutte quelle invece che non avevano tre errori andavano consegnate, perché venivano tenute lì e si cominciava a calcolare, perché loro dovevano dire quant'era la quota. Quindi ti è mai capitato di trovare un 12? Sì, pescavano fuori 12, soprattutto nei concorsi più facili se ne pescavano tanti. Noi avevamo mazzette di schedine da correggere, mazzette intere, quindi sì. C'erano le scatole, sì, con le mazzette. Mi ricordo che è uscito da parte questo dove dovevi proprio scrivere 1x2, quello in cui dovevi fare un puntino, e il puntino doveva essere ben visibile perché la macchina della riceviteria leggeva. Se non leggeva sufficientemente bene il puntino dovevi rifarlo, perché poi il controllo sarebbe stato fatto da un'altra macchina che leggeva sempre i puntini sulla carta. Questo eravamo già stati licenziati. Sì. E quindi vi ricordo di fare un pronostico su Briciole di Storia e quindi iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E che fate 13 al Totocalcio e tanto non c'è più, quindi posso dirlo. Sì, fantastico. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.